Ma buongiorno ragazze, benvenute alla nostra extra live del sabato pomeriggio. Buongiornissimo! Un saluto anche dalla nostra super regia, sempre presente. Ma ciao ragazze, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Come state? Ciao Milena! Ciao! Già con il cagnolino, brava, sei sul pezzo. Ciao Salima! Buongiorno a tutte ragazze, Lia, buongiorno anche a te. Buon sabato pomeriggio. Eccoci qua alla no pomeriggio coniugi creativi. Ciao, grazie mille. Un saluto anche alla regia. Perfetto, ciao Elisa, Tania, buongiorno. Bene, bene, bene ragazze. Ovviamente un super bacione gigante a tutte quante voi, eh? È stato bellissimo vedere tante di voi, insomma parecchie di voi alle fiere, sia quella di Bergamo, sia quella di Bologna, che quella di Vicenza. Quindi siamo contentissime, grazie insomma di essere anche passate, anche solo per un saluto. Ci fa strapiacere, fatevi sempre riconoscere, mi raccomando, perché tra che stiamo insomma un po' invecchiando, siamo un po' rimbambiti tra la mascherina. Alcune volte faccio fatica anche a riconoscere, ciao Jenny, anche a riconoscere gente che conosco, che vedo praticamente sempre. Non so se capita anche a voi, ma davvero la mascherina mi inganna moltissimo. Ciao Katie, buongiorno. Ciao Chiara, ma ciao, come sta la mamma che sapevo si era fatta male, ricordo bene. Mi siete mancati, cari. Lo so, lo so. Ciao Cristina, buongiorno. Ragazze, se non fate il cliccate per la privacy su Facebook, non vi leggo, non riesco a leggere su YouTube il vostro nome, quindi mi compare una cosa, ma non c'è il vostro nome scritto. Quindi se volete che sappiamo chi siete, dovete fare l'ok per la privacy. Condividete, condividete, condividete con amiche, parenti, vicini di casa, così saremo sempre tantissimi, sempre di più. Quindi magari ditelo a qualche amichetta di venire a vedere la nostra live del sabato pomeriggio, ok? Dalla Basilicata, Cinzia, buongiornissimo anche a te. Assunta, buongiorno, buongiorno. Anche la regia vi manda un bacione, si sta sbracciando, mi sta facendo così. Vuol dire ovviamente che vi saluta a tutte ragazze. Perfetto, ovviamente anche grazie Milena, Michela, grazie mille. Stavo dicendo, anche se non siete riusciti a venire in fiera, ragazzi, lo so che tante di voi mi dice: mi spiace di non essere riuscita, ci mancherebbe, ovviamente, grazie allo stesso di seguirci, assolutamente, ci mancherebbe anche. Solo che giustamente. Ciao Maruska, nostra rivenditrice creativa by Marta, linea merceria, buongiorno. Ok, buongiorno Eleonora, ciao ciao ciao, bene bene, Sara e Diego, perfetto, ok. Benissimo, allora ragazze, vedo che state arrivando in tantissime, grazie, bene bene bene, sono contenta, davvero, in fiera mi ha fatto anche piacere perché in tanti di voi mi hanno detto delle cose bellissime, quindi volevo ringraziarvi davvero di cuore. Tantissime mi hanno detto che a parte tenervi compagnia, insomma, vi diamo anche delle belle idee, perciò perfetto. Linea Verde, buongiorno da Prato, nostra rivenditrice creativa by Marta. Ciao Emi, un bacione. E perciò davvero, insomma, mi fa piacere, ragazze, che dirvi. I complimenti fanno piacere, cioè, non, no, io direi proprio di sì. Quindi vi ringrazio tantissimo sempre. Quindi un ringraziamento generale. Allora, ragazze, oggi faremo verso la fine della diretta. Quindi dopo che cagnolino, vedo l'ora di fare, perfetto, certo ragazzi, certo Luisa, adesso andremo a vedere tutto quanto, tutto riollone oggi, veramente super. Allora, dicevo, prima della fine della live, ragazzi, ci sarà la ruota della creatività, lo dico brevemente per chi è la prima volta che ci segue, quando comparirà un bollino qui sopra, ok, con il nostro numero di WhatsApp, con scritto messaggiateci ora, vuol dire che voi ci dovete mandare un messaggio non vocale, ma scritto sul nostro WhatsApp che è
393-810-8526. Comunque adesso qui sotto la regia manderà, eccola qui, la strisciata, questa gialla che corre con il numero, quindi 393-810-8526. Ragazzi, basta anche semplicemente che mandate una faccina, un cuoricino, ma solo quando lo dirò io, ragazze, e quindi quando comparirà il bollino, non prima, perché sennò non possiamo accettarli. La prima, la più veloce, la più fortunata, che manderà appunto il messaggio per prima, verrà in... grazie, Silvia. Grazie. Ma arriverà qui da noi, verrà proprio in diretta e potrà fare il gira la ruota della creatività e vincere un premio, ok? Quindi questo è il nostro giochino e oggi lo faremo, anche se insomma cercherò di andare abbastanza velocina, ma insomma vi devo spiegare tutto bene, far vedere il tutorial di oggi, quindi avremo un po' di cosine da fare e da dire. Allora, è l'inizio del mese di aprile, quindi posso finalmente mostrarvi la mini creativa box del mese scorso, quindi quello di marzo. Vi ricordo che le mini creativa box sono delle, diciamo, è un percorso creativo ad abbonamento, quindi ci sono dei video tutorial, tutto il kit vi arriva a casa e ogni mese c'è sempre qualcosa di nuovo e inedito, perciò non ve lo posso svelare prima, ma ora sì, ragazze, e ve lo mostro. Aspetta, perché è grande, guardate un po' qua. Da 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 da. Eccolo, ragazze, è un quadro. Aspetta, non so dove metterlo, ecco, mi sono bassa. Un quadro decorativo, ma anche una cornice che si può applicare ovviamente al muro, insomma, o in orizzontale o in verticale. Non la tengo, vabbè, la tengo così, un po' inclinata, così almeno la vedete. Ecco, grazie, grazie ragazze. Ciao Rosa! Ovviamente boxettine mie, vi aspetto sabato, quell'altro, dopo Pasqua, per il corso. Ciao Cinzia, buongiorno, buongiorno a nostre fiocchette, Merceria al Fiocco, nostro rivenditore, ovviamente Creativa by Marta. Allora, non sei più positiva Rosa, meno male, siamo positive in altro modo però. Bene, bene, sono contenta, a parte tutto, eh? Anzi, insomma, per chi ha ancora questo problemino Covid, mi spiace ragazzi, ma ce la faremo, teniamo duro. Ha rifatto l'abbonamento, bene Rosa, sono contenta, più che altro sono contenta che stai meglio, ci mancherebbe. Allora, dicevo, qui poi nei riquadri potete applicare, quindi inserire le vostre foto, ricordo, le vostre idee. Sartoria, ciao Maffi, Antonio e Maffi, i nostri rivenditori, buongiorno, buongiorno anche a voi. Quindi anche una bella decorazione è anche utile, perché ci potete mettere appunto le foto migliori, eccetera, della vostra famiglia, ricordi, magari cartoline, qualcosa di carino, magari messaggini scritti da voi, perché no? Insomma, questa era la nostra mini creativa box proprio del mese scorso. Per chi non lo sapesse e vuole saperne di più, andate sul sito www.creativabox.com. Eccola qui, ragazze. Quindi andate su questo sito, così vi spieghiamo tutto quanto e potete ovviamente abbonarvi alla box del mese di aprile, che ovviamente ancora non vi posso dire che cos'è. Mi scuso del fatto che non sono ancora riuscita a farvi l'unboxing, ma lo farò adesso a giorni, ragazze, ok? Quindi poi lo vedrete, ma adesso scopriamo intanto che cosa sarà come categoria. Quindi regia, vai con la ruota. Qualcosa di utile, carino, veramente carino, ma anche utile, perciò tutte e due le cose, secondo me, ancora meglio, ragazze, ok? Non vi posso dire altro, non vi posso svelare di più. Se avete comunque qualche domanda su che cosa sono le mini creative box, ancora non riuscite magari a capirlo anche guardando insomma il nostro sito, eccetera, non esitate a messaggiarci su WhatsApp, ok?
Perfetto, bene Katia, ciao, grazie mille. Ti piace Silvia? Grazie, grazie. Allora, lo ripoggio, ecco, ho fatto cadere qualcosa, lo riappoggio lì perché è veramente grande. I fiori con le fustelle, Antonella, questi no, sono fiori fatti a mano e sono in tessuto, quindi è una tecnica molto carina che è dei fiori tridimensionali, che insomma chi mi segue lo sa, mi piacciono tanto e quindi ho voluto ovviamente farli anche nella mini creativa box che ancora non avevamo fatto insomma nulla del genere. Sì, Claudia, era buonissimo. Praticamente Reggio l'abbiamo finito. Ecco, sì, dice la. Sì, bravo, esatto. Ieri sera l'abbiamo proprio seccato, l'abbiamo terminato, era buonissimo. Ieri sera qui la regia, che è anche il cuoco, me l'ha proposto anche un pochino scottato sulla piastra. Ed era molto buono. Va bene, va bene. Ok, ciao Claudia. Coniugi creativi mi fa troppo ridere ogni volta. Allora, ragazze, detto ciò, allora, ovviamente, la novitona di questa settimana. Ora ne parleremo meglio, ragazze, perché ho fatto un video velocino, ma oggi ve la spiego per bene. Allora, scorsa settimana in fiera vi ho fatto vedere, vi ho svelato insomma la strega box della settimana. Le strega box sono questi insieme di materiali, ovviamente creativa by Marta. Abbiamo superato 200. Perfetto, grazie ragazze. Sempre tantissime siete, grazie mille. È una box con all'interno tutti i materiali a tema che facciamo adesso una volta ogni 15 giorni. Quello della settimana appena passata era quello delle apette. All'interno di questa box, di questa strega box, c'è sempre un pannolenci stampato ed eccolo qua, quello delle apette. Proprio nel tema, quindi tema pette, vi ho fatto in realtà questo proprio come vi dicevo l'altra volta, l'ho disegnato io. Sono contentissima che vi sia piaciuto, anzi, grazie, 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 perché vedo che lo state apprezzando davvero, davvero in tantissime. Quindi vi ringrazio ancora di più, insomma, in particolar modo. E all'interno, insomma, potete farci con questo panno, potete fare un sacco di creazioni diverse e ad esempio sia la bambolina così fronte e retro con la petta che potete andare poi a applicare insomma un sacco di varie creazioni e poi anche quest'altra che è anche carina, un'altra proposta con l'ape con il favo. Ok, visto che vi è piaciuta tantissimo questa delle apette, anche perché è un tema molto sentito, diciamo molto attuale, giusto? Quello delle api e salviamo le api assolutamente. Ho pensato, perché mi piaceva tanto la bambolina, ho pensato di farla in versione più grande, ragazze, più grande e tridimensionale, perché così farla tridimensionale era un po' piccina, si faceva fatica. Allora l'ho pensata più grande e voilà, eccola qua, ragazze, è nata appunto lei, quindi pannello maxi, cioè quello grande. Adesso cerco di farvelo vedere perché ragazzi, qua sul tavolo sembra esploso un disastro, ma è perché ho tante cose da farvi vedere. Voilà! E questo è il, oggi lei, è il super pannellone maxi, quindi la misura è di 60-90 cm, sembra una coperta. Adesso mi copro tutta. Voilà, ve ne faccio vedere metà perché poi l'altra metà in realtà è riproposta, perché con questo pannello potete fare due bamboline tridimensionali, ok? Quindi fronte e retro in tridimensione, così imbottendole, eccetera. E poi tutta una serie di apini apette grandi e piccole e fiorellini varie, sempre per poter realizzare magari delle composizioni o comunque degli abbinamenti, eccetera. Quindi questo super pannellone grande, grande, ragazze, lo potete prenotare già anche dai nostri punti vendita, ovviamente che aderiscono sempre all'iniziativa delle Strega Box, quindi potete già prenotarlo in modo che appena arrivi subito. Ah, scusami, no, ho detto una cagata.
scusate, ho detto una stupidata. No, questo lo trovate dai nostri rivenditori. Ragazze, vi devo dire tante cose, ogni tanto vado insieme. Lo potete trovare, quindi ordinare per ora, ma arriverà brevissimo, a tutti i nostri rivenditori Creativa by Marta. Ok, ragazze, la settimana prossima, esatto. Ok, quindi questo è il pannellone grande grande della bamboline a petta, questo qua, e al costo di 15 euro, ok? Perché questi qua grandi di pannelli hanno quel prezzo. Quindi se vi piace grande, perfetto, se invece volete quello piccolino, c'è anche quello piccolino, ragazze, perciò veramente a voi la scelta. Altra cosa che non riuscivo a scegliere, quindi ho deciso di farle tutte e due, ragazze, perché poi quando non riesco a scegliere faccio così. L'anno scorso avevo fatto gli gnometti, ok? Quindi anche il cartamodello Gnomomania, che comunque potete ovviamente acquistare dai nostri rivenditori. E come la creiamo questa nuova creatura? Intendi la bambolina? Allora, la bambolina basterà ritagliare ovviamente la... Come la chiamiamo? Molto bene, scusate. Come la chiamiamo? Come la chiamiamo? Non lo so. Non lo so, ditemi voi. Quintina, chiedi a Rebecca Pia come la chiamerebbe. Dimmi tu, che lei è più creativa nei nomi e magari, insomma, riesce a dargli un nome più carino di quanto gli darei io. Dai, dai, forza. Ditemi un pochino come secondo voi la potremmo chiamare questa... cosa c'è? Cosa c'entra? Ah, che mi sto accecando. Vabbè, sì, è vero, ragazze. È che sto tenendo duro, non voglio prendere gli occhiali, capito? Quindi, però da vicino ce li ho, ma non vedo poi da lontano. E quindi è un casino, perché da lontano, lontano ci vedo bene, insomma, stiamo vedendo. Vabbè, l'età avanza, ragazze. Vabbè. Sì, questa qui potete scegliere di farci i codini lunghi, quindi vedete questi codini lunghi, ok? Lilli, va bene, allora Lilli sia, ok? Rebecca Pia, Lilli la chiamiamo, va bene? Vedi, le bambine hanno sempre fantasia per i nomi. Bambolape, giusto? In effetti questo era il mio mape, lui, ok? Quindi Maya va benissimo, ok, perfetto, Giallina, dice la Federica, Maya anche lei per Alessandra, e diversi Maya, giusto, giusto. Bello Beatrice, bellissimo Laura, mi gusta molto, giusto, B come ape. Allora, dicevo, potete farla con i capelli lunghi, quindi applicare la parte dietro, che sarà un po' più chiaro nel pannello. Anita ci dice sì, c'è un faccio un po' da Anita, sì, effettivamente. Saranno un po' più chiari i codini, questo era il campione, era un pochino più scuretto. Oppure potete non mettere i codini grandi e quindi mettere solo questi qua piccolini, ok? Quindi farla con i codini piccoli. Oppure farla invece... coi capelli corti, avete tre possibilità, anche magari in base alla vostra, non so, alla bimba, che magari se gliela dovete regalare a una bambina, eccetera. Può essere un'idea simpatica, ok? Fateci scorrere tanti cuoricini, pollici in su, pollici in su, pollici in su, ragazze, eccoci, perfetto. Vestitino e poi, non si fa, però io adesso lo faccio, guardate, sotto al vestitino agli slip. Quindi, bellissimo, perfetto. Allora, dicevo, l'anno scorso invece abbiamo realizzato gli gnometti, come questo, che è il gnomape, dal cartamodello Stencil Gnomomania, e avevamo fatto queste versioni qua di gnometti, e avevo preparato comunque, diciamo che non li avevo terminati, ma avevo iniziato a farli come disegno. Meno male che non è... No, era tutto calcolato, regia, gli ho fatto gli slip alla bambolina, perché è una bambolina, vedi, non è mica scostumata, c'ha gli slip. Ecco, allora, ho realizzato questi altri disegni e ve li faccio vedere, quindi ho fatto il pannello degli gnomi, del gnomape, quindi con, eccolo, proprio lui... Ho preso spunto da questo qui e ho realizzato, come potete vedere, questi gnometti con sempre le apine. Questo qua mi piace un sacchissimo, con la testa infilata in questa
diciamo, contenitore di miele, mi piace tantissimo, e poi li ho abbinati, insomma, anche questo con il favo in testa e questo super favo gigante. Anche qui basterà ritagliare, assemblare, e questa è una delle idee che potete andare a realizzare. Vedete, ha sempre il fronte e retro con le alucce, anche la bambina ha le ali, io qua non le avevo messe, ma ce le ha, e potete appunto realizzare un sacco di cosine carine. Anche questo, ragazzi, come l'altro dell'Ape Maxi, tutte e due sono grandi, quindi sono sempre da 60-90, sempre al prezzo di €15, sempre stessa cosa, li troverete presso i nostri rivenditori Creativa by Marta da settimana prossima. Quindi questo qui, ok, dell'Ognomo Ape, e quest'altro invece della bimba, della bambolina tridimensionale, che ne realizzate due, qui invece fate diversi progetti, perché ne avete ovviamente tante, anche più piccini, eccetera, farfalline, insomma, foglioline, fiorellini e quant'altro, potete proprio andare a mescolare, insomma, e realizzare la vostra creazione. Vi piacciono, ragazze? Vi piacciono? Ovviamente tante già di voi mi hanno scritto nel video, ma insomma, se avete altre curiosità e più specifiche, mandateci sempre un WhatsApp, ragazze, così sicuramente riusciamo a rispondervi meglio che magari sui social vari, ok? Perché magari mi scappa qualcosa. Bene, quella degli gnomi ti piace? Bene, grazie Milena, dice tutte e due. Perfetto, perfetto, quindi vedo che l'idea vi è piaciuta, ragazze. Per i pannelli 60-90, esatto, sì, esatto, sono le misure perfette anche lì, visto che non ce li ho io, le faccio nei pannelli, e vabbè, ok, quindi vabbè, qualcosa abbiamo di 60-90, perfetto, ragazze. Allora, detto ciò, settimana prossima, poi sono io, vabbè, regia. Noi lo possiamo dire, noi siamo donne, quindi lo possiamo dire, è così. Allora, aspetta, mi sono fatta la scaletta, ragazzi, perché ho sempre tante cose da dire, se no mi dimentico i pezzi. Allora, aspetta che mi scrivono, bellissimo. Allora, Silvia, sì, qualche progettino, sì, vabbè, tieni conto che, come ti dicevo, è molto semplice, basterà poi ritagliarli e mettere magari di fronte e dietro, avendo la dipendenza dai pannelli, vero, vero, quindi una volta realizzato ovviamente il tuo progettino, lo puoi andare anche a applicare su un qualcos'altro, come ad esempio su una ghirlanda, ok, tipo quella che ho dietro, perciò qualcosa di più grande, oppure anche tenerlo così, far magari scendere qualcosa da appendere, qui davvero ci sono un sacco di cose. Come ho orlato la bambola grande? In realtà tenete conto che è pannolenci, quindi il vestito non è orlato, l'ho solo tagliato, tagliato proprio con le forbici, rimane così perché ovviamente il pannolenci non sfilaccia. Laura, può essere, Cucinelli è comunque una cosa molto carina, perciò può essere, tengo presente. Voi date, Gabriele, tu hai dato il via, dice Laura, comunque. Datemi, sì, sicuramente delle info, delle idee su che cosa vi piacerebbe magari trovare nei pannelli. Aspetta che si è sfocata la telecamera. E così, insomma, ci ragiono e vediamo se riusciamo anche a disegnarli, a farli e inserirli nel bel mezzo, perché ovviamente abbiamo già una scaletta, quindi a brevissimo no, ma perfetto, quindi non ho urlato, ma volendo puoi anche metterci un pizzettino molto carino, un'aggiuntina, io l'ho lasciata abbastanza easy, non gli ho messo neanche i fiocchetti perché volevo proprio farvi vedere com'era, poi dopo ovviamente la potete abbellire, io qua li metterei magari nel mezzo un bel fiocchettino, giusto per dargli un tocco, ok? Perfetto, allora, tornando a noi. Sabato prossimo, ragazze, nuova strega box, quindi sempre nella live, che è come oggi alle ore 14, presenteremo la nuova strega box della settimana, quindi mi raccomando, state all'occhio e chissà che cosa sarà, ovviamente non ve lo posso dire, ma è una cosa molto bella che però non vi posso dire, che però può essere anche molto carina e magari utile, che però non posso spoilerarvi, insomma dovete
dovete venirci, ok? Dovete guardarci, ok? Sabato prossimo. Perfetto. E ovviamente poi le potete ordinare, le nostre Strega Box, anche dai nostri punti vendita che aderiscono all'iniziativa Strega Box. Ne abbiamo anche due nuovi, quindi per sapere quali sono andate sul nostro sito creativabymarta.com. Cosa ci scrivi? Ah, ricordiamo che i pannelli, sì, esatto, le stampe di questi pannelli che realizziamo, ok, sono fatte con prodotti atossici e lavabili, ok, lavabili, sempre delicati, ragazzi, non me li lavate a 90 gradi, però sono lavabili e atossici, quindi anche per i bambini, se volete fare, come anche hanno già fatto, una decorazione magari su una copertina, eccetera. Se possibile, la mani della savana, bello, e vedo che ti piace. Raffaele, Silvia, vedo dal loghino, bene, 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 può essere magari un po' più avanti, verso l'estate, bello, bello. Quindi, dicevo, due negozi nuovi, perciò andate sul sito creativabymarta.com, scusate, in alto c'è rivenditori, lì cliccate, ci sono tutti quanti i nostri rivenditori e anche quelli che hanno aderito alla nostra Strega Box, e lì trovate tutti i nomi, eccetera, eccetera. Ad esempio, la bambola di pezza, eccola, già Marianna, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Perciò andate a vedere magari il rivenditore più vicino a voi, oppure quello magari da cui volete ordinare, anche se non siete vicini, potete ovviamente ordinarlo e vi arriva a casa. Ciao Marilu, buongiorno Marilu, ci siamo viste in fiera, buongiornissimo. Allora, no, insomma, ti vai a rivedere la diretta, il primo pezzettino, così non ti sarei persa nulla, perché vi ricordo che la diretta, e infatti lui non c'era, hai ragione, ecco, già lo mazzuliamo perché ogni tanto scappa via quando è in fiera. Allora, comunque, le dirette, ragazze, le potete sempre andare a rivedere, le trovate sul nostro YouTube, le trovate su Facebook, ok? Ma solo e soltanto dal nostro gruppo Facebook Creativa Club potrete scaricare il cartamodello gratuiti, quindi se andate lì li trovate tutti quanti. Quale materiale si fa l'imbottitura? Allora, per questi qua che vedi, piatti, vedi che sono piattini magrolini e belli rigidi, ho utilizzato la gomma piuma da un centimetro, che io uso tantissimo, infatti è un materiale, insomma, che uso veramente veramente tanto, ed è la gomma piuma da un centimetro. Mentre per la bambolina, che è un pochino più cicciottella, vedete che ha, notate, è un po' più tridimensionale, ok, ho utilizzato l'imbottitura classica, okay, quella siliconica classica, perciò la differenza è qui, nell'effetto che volete avere. Una rimane un po' più piatta, l'altra rimane un po' più cicciottella, anche in base al lavoro che volete fare. Perfetto, ragazze. Allora, detto ciò, mi sembra di aver detto tutto, sì, adesso possiamo iniziare a vedere che cosa facciamo oggi. E adesso ve lo mostro, ragazze, ve lo faccio vedere prima così. Eccolo qua, è il nostro cagnolino pelosino, non so se avete notato, ragazze, mi sono anche pettinata ad hoc per il cagnolino pelosino, siamo uguali, guarda, anche lo stesso colore di pelo abbiamo, neanche farlo apposta, ho detto guarda, mi identifico un po', ci assomiglio. Allora, realizziamo questo, che è un progetto che veramente mi avete chiesto in tantissime, per venire a Inveruno, no, siamo, diciamo, facciamo le aperture solo una volta ogni tanto, quindi quando lo facciamo vi mandiamo su WhatsApp, diciamo, l'avviso, ok? Ma non siamo aperti come negozio. Perfetto, ciao Vale, ciao! I dinosauri, va bene, so che tuo nipotino è fissato con i dinosauri, qua la scima, bene, bene, bene. Posso pensare, insomma, anche a tutti questi animaletti, brave, brave. Voi, ciao Anna, voi datemi input che così assorbo, quando se sono indecisa guardo lì.
Quindi ragazze, me l'avete chiesto in tantissimo, anche in fiera avevo promesso di farvi il video tutorial e oggi faremo proprio lui, lei, non so, maschietto, femmino, cioè lei perché ha il fiocco rosa. In realtà possiamo farlo, sempre padroni Laura, hai ragione, in realtà il mio cane vero è Mocha, insomma che è fatto un po' diverso, non è così peloso, però ho avuto uno Yorkshire quando ero piccola, quindi magari un pochino da lì. Arriva. Ecco, perfetto, Titti, dai, quindi adesso ve li spiego subitissimo. Allora, in realtà, ragazzi, adesso scusate se magari non leggo i vostri messaggi, ma voi scrivete lo stesso che nel caso vi risponde la regia. Ecco, è cascato qualcosa, la pistola a caldo, perché vado a spiegarvi il progetto, quindi non riesco anche a leggervi magari tutte, perché sennò poi vado insieme io il progetto e tutto quanto. Allora, dicevo, i cagnolini intanto potete decidere di fare testa più corpo, ok? Quindi così come è fatto questo, oppure anche solamente la testa, eccola qua, sì, è tipo un maltesino, tipo uno Yorkshire, insomma, quei cagnolini un po' tutti peloselli, volpino di Pomerania, come dice la regia, eccoli qua. E quindi potete decidere anche di fare solo la parte alta, che diventa già il corpo, quindi già tutto il cagnolino, ok? E lo vedete anche montato qua in questa ghirlandina. Eccola qui, che è quella insomma che ho visto che vi è piaciuta per la maggiore nelle fiere. Vedete qui la testa del cagnolino è diventato tutto il cagnolino, quindi anche il corpo, e gli ho messo anche le zampette. Perciò già lì potete decidere le due tipologie di lavoro, ok? Sembrano veri. In realtà Claudia è... secondo me è molto semplice e adesso vado a spiegarvi un po' il tutto. Quindi direi, detto ciò, faccio visione dall'alto, regia, che così vi spiego tutto quanto. Eccoci qua, i nostri cagnolini. Cerchiamo di fare un po' di spazio perché davvero ho un tavolo un po' sommerso da cose. Perfetto, allora voi vi mettiamo qua. Allora ragazze, intanto, come vi ho detto, appena finita la live, la prima sinistra è carinissima, dice la regia. Ok, allora appena finisce la live, la regia vi caricherà sul gruppo Facebook Creativa Club, ok, il cartamodello, che è questo. Allora, qui c'è il materiale occorrente sia per fare solo la parte, diciamo, della testa, quindi come questo qua grigio, invece l'altro è per fare tutto. I miei cuccioli sono a pelo corto, si possono fare tagliare, allora si può tagliare, come vedi qua l'ho anche un po' tagliato, ma adesso poi ve ne parlo, però insomma tagliare proprio tutto corto, devi essere brava, perché se no ti si vedono le ciocche tagliate male, cioè si vede proprio le, come si dice, le zaffatone, ok? Quindi io non ne sarei in grado, ad esempio, quindi o li porti dalla parrucchiera o dalla toilettatrice, quella vera, che te li taglia bene, se no è un pochino più difficilino. Ciao Daniela! Perciò, ecco, diciamo che di base si fanno col pelo un pochino più lungo. Noi li realizziamo io li ho realizzati con tutte le nostre pellicce barbe, che ne abbiamo proprio tante, che sono quelle che utilizzo anche per fare le barbe degli gnomi. Guardate qua che bei colori, guardate che bellezza. Quindi volendo li potete fare ovviamente nei colori più classici come il marroncino, il bianco, poi c'è anche questo qua un po' più champagne, ok, o il grigio, insomma tutti questi colori un pochino più soft, nero, o se no vi potete sbizzarrire e farli magari anche lilla, giallo, azzurro, insomma lì poi va anche un pochino a inventiva. E li avevo preparati, allora, con chi hai a che fare, insomma, non mi viene. Ok, quindi questi qua sono delle pellicce, dei fogli di pellicetta,
ok, con che abbiamo di tanti colori. Abbiamo preparato anche dei kit che trovate poi qui il codicino, con una pezzettina se ne riescono a fare anche più di uno. Quindi, ad esempio, che colore è il pelo dello Yorkshire? Questo qui è il questo qua, non so se intendi questo o quello, li abbiamo tutti e due, comunque questo qui è quello un pochino più scuretto, il marrone è un po' più scuro e questo invece è quello un pochino più chiaro, stanno bene tutte e due, secondo me sono carini entrambi, addirittura c'è anche il nero, se proprio siete super precise e perfette potete mettergli anche dei ciuffetti neri, insomma farli anche bicolore, però diventa un pochino più complesso. Allora, i rotolini sono dei rotolini da 25 x 35 cm, ok? Il 25 è l'altezza del tessuto, della striscia, e lunga 35, e il pelo va dall'alto al basso, ok? Quindi questa è la misura dei pezzettini che, faccio vedere uno aperto così, no, questo è tagliato molto bene, eccolo qua. Così è più chiaro. Allora, le pellicce sono fatte in questo modo. Hanno il pelo ovviamente che va dall'alto verso il basso, così, ok? Alte 25, lunghe 35, ok? Sara, non si riesce tanto a sfumare il pelo? No, ti direi di no. Io non credo si possa riuscire tanto a sfumare, dovresti farlo con l'aerografo piuttosto che, mi sembra una cosa difficile. E il retro è così, adesso non guardate che qua c'è una croce perché non è sano questo pezzo, ma è per farvi vedere. Il prezzo e il codice lo trovate qui, vedete la regia prontamente vi ha scritto, vi ha messo l'immagine, ok? Quindi potete poi andarla a vedere sul sito. E appunto, quindi questo qui è il pezzettino di pelo, vedete dietro che ha questa maglina. Vi spiego adesso anche come andarlo a tagliare, ok? Perché in tanti mi avete chiesto anche in fiera, ma come si taglia il pelo? Questo vale sia per i cagnolini, ma anche in realtà per gli gnomi, per ogni volta che volete utilizzare questo tipo di barba. Sì, esatto, sì, regia, c'è, bravo che me l'hai ricordato di dire, c'è sia la barba tinta unita in alcuni colori, ma c'è anche che è un po' particolare, altri colori con dentro il lurex. Guardate che carino, non so se si nota, ve lo faccio vedere più da vicino, ok? Vi faccio vedere il grigio, sì, forse si vede di più, vedete che brilla, ci sono dei fili proprio che brillano un pochino, sono dei fili di lurex che sono già così all'interno del pellicciotto, della pelo, e danno questa lucentezza in più che secondo me è molto 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 carina, e sono un po' diversi dal solito. Esatto, sono anche quelli che utilizzo per fare i capelli delle bambole, quindi delle trolline, delle dolly trolls. In realtà ho fatto anche un video tutorial che potete guardare su YouTube per fare lo Yeti, quindi insomma lo potete, è una pelliccia che utilizzo moltissimo, ciao Lina, ben arrivata, perciò davvero ci si può sbizzarrire non solo per fare i cagnolini, ma insomma anche per fare tanti altri progetti, la potete acquistare e poi insomma utilizzare in vari modi. Fa anche la versione gatto, Denise, sì, secondo me ci si può lavorare, ma tieni conto che secondo me basterà un pochino cambiare la dimensione delle orecchie e già un pochino viene gattino, ok? Gli occhi sono quelli del pannello occhi, sì Daniela, esattamente, ma adesso vado a spiegarvi tutto quanto. Ragazze, io parto con la dimostrazione. Ok, allora, prima cosa, prendiamo la pellicetta, perciò io adesso qui ne ho un pezzettino, ok? Voi potete anche prendere il pezzo intero. La prima cosa da fare, che è quello anche che vi volevo mostrare, è come tagliare la pelliccia. Ho chiacchierato signora, benissimo, certo. Vabbè, regia, non ti rispondo neanche. Allora, ragazze, dicevo, avete il pezzettone grande grande, che è, abbiamo detto, 25 x 35 cm, se ce l'avete intero. Dobbiamo ricavare, iniziamo con la testa, quindi un pezzo di tessuto di pelliccia da
alto 12 e lungo 23 centimetri circa. Questa misura da cosa la prendiamo? Dal fatto che possiamo decidere che cosa metterci dentro, perché ragazze non c'è l'imbottitura qui dentro, ma c'è un qualcosa di polistirolo che può essere una pallina oppure può essere, aiuto, ci arrivo, un ovetto, grande, piccolo, lo decidete voi. Allora, io per comodità vi spiego a utilizzare la pallina, questa qua dell'8, ok? Questa qui, quindi la sfera da 8 centimetri per fare la testa barra, cioè sia testa corpo, quindi se volete fare questo cagnolino qua singolo, sia se volete fare questo. Allora, qui dentro c'è per la testa la pallina dell'8 e per invece il corpo un uovo da 12 centimetri. Ok, quindi se già ve li volete segnare queste misure, ma comunque sono dettagliate, scritte dettagliatamente nella scheda progetto che poi potete scaricare gratuita. Ok, ragazze, quindi c'è già scritto qui. Allora, per il corpo, per forza l'uovo, ragazze, perché la forma del corpo è questa, no? Dell'uovo sdraiato, con magari il sederino un po' più cicciotto della parte davanti. Quindi per il corpo, per forza l'uovo. Mentre la testa potete in realtà scegliere voi, soprattutto se la fate, diciamo, come se fosse anche il corpo, potete scegliere se usare la pallina dell'8 o l'ovetto alto 10, ok? Quindi o l'uno o l'altro, diciamo che l'aspetto finale, l'aspetto una volta che l'avete fatta, quindi rimane molto simile. Buongiorno Monteleone, nostro rivenditore da Taranto, un buongiornissimo, grazie di esserci e di seguirci. Allora, dicevo, l'effetto finale è molto simile perché ad esempio qui ho utilizzato, se lo schiaccio si vede magari un pochino di più, la pallina. Qui invece, in quello della ghirlanda, aspetta che arrivo, avevo utilizzato un ovetto, ma in realtà, non ve lo posso staccare perché l'ho incollato, ma una volta fatto la differenza è pressoché veramente poca. Ok, quindi potete scegliere voi se usare l'uovo o se usare la pallina. Nel kit noi abbiamo utilizzato la pallina per anche, insomma, una comodità. Ok, allora la spiegazione io ve la farò con la pallina dell'8. Quindi le misure che avete, che vi do ora, sono quelle della pallina dell'8. Poi le potete un attimino variare. Che cosa sono le misure? Abbiamo detto 23 alto 12, che cos'è? È semplicemente la misura della circonferenza, quindi se io prendo il centimetro e vado a misurare la circonferenza della pallina, ok, vediamo che è in questo caso esattamente 25 centimetri. Essendo che la nostra pellicetta si tira un pochino, quindi è meglio che sia tesa e non molle, allora vi consiglio il 23 centimetri, che poi è 23, 23 e mezzo, va bene uguale, ragazze, non è una roba, sicuramente non meno di 23. L'altezza, se misuriamo da polo a polo della pallina, quindi la metà della circonferenza, è di 12 centimetri. Quindi da qui è la misura del 12 per 23. Ok ragazze, perciò se poi voi la volete rifare con una pallina più piccola o più grande o con un uovo, va bene uguale, dovete misurare l'altezza e la circonferenza, detta in poche parole. Ok? Mi sembra tutto chiaro. Allora, dicevo, per misurarla e per tagliarla. Allora, quando noi andiamo a vendervi il pelo, il pellicetto qua, tagliamo e quindi qua sotto magari trovate anche una parte un po'
di pelo tagliato. Quindi se vi succede, quella strisciolina lì, che sarà circa un centimetro, la dovete tagliare e buttare via, ok? Mentre adesso vi faccio vedere come fare a tagliare il pelo senza rovinarlo. Allora, io qua ho preso le misure, ho fatto una riga che è il 12 cm per 23. Allora, non si va diretti così con la forbice normale come taglieremo una qualsiasi stoffa, no. Dobbiamo prendere delle forbicine con le punte aguzze e entrare solo nella parte alta del tessuto. Quindi dobbiamo riuscire a tagliare solo la maglina, ok? Ecco, grazie regia, aspetta che mi metto in mezzo. Vedete, dobbiamo prendere nella forbice, dobbiamo inserire solo la maglina, non anche la lunghezza del pelo, ok? Se non siete sicuri di far bene, quindi di riuscire a prendere solo la parte alta, ma secondo me con un paio di forbici così appuntite riuscite perfettamente, ok? Se no, cosa dovete fare? Dovete girarla dal dritto e proprio come se fosse una parrucca, dovete andare a pettinarla, quindi dividere, facendo proprio come una riga, ok? Dividere i peli e quindi fare una linea dove voi potete andare a tagliare. Io sinceramente mi trovo comoda e mi sembra più veloce fare questo, cioè con la forbicina piccola andare proprio solo in superficie e quindi prendere solo la parte della maglina. Ok, vedete? In realtà non è una cosa complicata, ci vuole solo un attimino più di pazienza. Ok, quindi andare proprio a fare una cosina fatta bene e più state attenti e meno peli perdete, meno peli tagliate. Quindi piano piano fate questo lavorino qua. E questo lavoro lo fate proprio per tutti i lati, nel senso io qui avevo già la striscetta pronta, ma lo dovete fare per tutte e quattro i lati. Ecco, quindi facendo così riuscite proprio a quasi non perdere pelo, vedete che non ne viene via granché, perché proprio non lo tagliate, è solo quello proprio qualche peletto, ma poca roba. Ok, quindi una volta ottenuto, regia un pochino più distante per favore, una volta ottenuto il vostro rettangolino delle misure giuste, ok, dobbiamo andare a fare questo lavoro. La logica è questa: prendiamo la pallina, dobbiamo chiudere le due estremità, quelle diciamo da più corte, intorno alla pallina stessa. Hai visto che non ho sbagliato? Hai ragione, regia, come mai è andata di sedere questa volta? Perché sbaglia sempre ingrandire e rimpicciolire, ragazze, quando dico un po' più grande, un po' più piccolo, ecco sì, infatti, meno male che lo ammette, perché sta regia qua ogni tanto bisogna un po' sgridarla. Quindi dobbiamo andare proprio a chiudere questa parte, questa, che sono i due lati corti. Cucire, se li pettini si perdono tanti peli, oddio, pettini proprio col pettine, magari prendi un pettine di quelli da un po' da bambola, che hanno le setoline un po' morbide, sai? Quei pettini, quasi quelli dei neonati, sai, che hanno le setole un po' morbide, non proprio quelli con le setole fitte, perché insomma magari a furia di pettinarli, dici come gioco, ma un pochino reggeranno, poi è logico che se li pettina tante tanto magari qualche peletto verrà via, sì, magari con dei pettinini un po' morbidi ce la fai tranquillamente. Allora, dicevo, le dovete unire, cucirli si può fare, quindi volendo si può prendere ago e filo e creare una cucitura tra le due parti in modo da unire i due strati, però la cucitura ogni volta che si fa con il pelo dobbiamo tenere i peli un po' fermi, perché sennò quando entro con l'ago il pelo ci segue e quindi c'è il rischio un po' di inciamparlo, no? Di fare fatica, però si può fare, ragazze, basta che li tenete
tenete fermi e quindi cucite in questo modo. Altrimenti, cosa più facile e veloce è ovviamente andare a incollare, ragazze, quindi con la colla a caldo si può mettere un goccino di colla e quindi andare a sovrapporre leggermente i due strati, ok? Che è la cosa che adesso andrò a fare. Se no, si possono utilizzare gli spilli, che in realtà utilizzerò anche quelli, quindi vi faccio vedere le varie tecniche. Per spilli intendo questi qua, ragazze, ovviamente con la testa a pallina, perché gli altri sprofondano dentro nella maglina e quindi non si blocca. Allora, noi li abbiamo a catalogo, qui la regia vi ha messo il codice, sia in versione nera sia in versione bianca. Io adesso userò i neri anche se la pelliccia è bianca, semplicemente perché sennò i bianchi non li vedevate, ma sarebbe meglio usare quelli bianchi in questo caso, quindi andare un pochino per colori, magari i neri li usate per i colori più scuri, i bianchi per i colori più chiari, così almeno li avete, diciamo, più in abbinamento. Perciò o ci posso andare a mettere uno spillo, quindi vado a appoggiare l'estremità e fisso con uno spillino, oppure con la colla a caldo. Allora, se utilizzate la colla a caldo, attenzione che il polistirolo si può sciogliere, quindi colla a caldo sempre molto molto poca. Ok, e vi consiglio magari di metterla sulla parte del pelo, quindi sul retro della maglina, e magari non direttamente sul polistirolo, perché sennò può essere proprio che il polistirolo si smangia e si corrode. Ok, quindi questo è per quanto riguarda la colla a caldo. Se invece ovviamente decidete di mettere lo spillino, presto fatto, questo lo affondate all'interno. Adesso si vede, lo so perché è nero e come vi ho detto l'ho usato apposta nero per farvelo vedere meglio, ok? Benissimo, quindi una volta che abbiamo chiuso i lati, ragazze, dobbiamo andare semplicemente a chiudere la parte sopra e la parte sotto, ok? Quindi il sopra e il sotto. Si può fare in due modi, o cucendo, in tre in realtà, o cucendo, o incollando con la colla a caldo, o mettendo gli spilli. Allora, incollare con la colla a caldo, secondo me, in questo caso, è un po' antipatico, perché dovremmo mettere molta colla, ok? Perché poi vedete che è largo l'imbocco, quindi dovremmo mettere molta colla e quindi far aderire, col rischio che appunto il polistirolo si smangi, quindi magari non è proprio perfetto, ok? Si può fare, ma non è perfettissimo. L'altro sistema, abbiamo detto, è il cucito oppure gli spilli. Ve li faccio vedere entrambi. Allora, andiamo con il cucito. Cucito, dobbiamo prendere un filo un po' grosso, ok? Aspetta che ce l'ho qui. Ah, mannaggia, no, lo devo infilare. Allora, un filo un po' robusto e un ago ovviamente anche lui un po' grandino. Io adesso uso questo lungo da bambola, mi sono dimenticata di infilarlo già, scusate, ma potete usare anche quello corto, adesso è perché ce l'ho qui già pronto, ecco, per l'uso. Ci fate il nodo e poi si parte così a fare il punto accavallato, quindi punto filza accavallato, cioè da dietro ad avanti entro nel tessuto e vado a fare, ciao Serena, un giro, quindi vedi, ruoto l'ago così. Aspetta che la regia mi sta, ecco, ravvicinando, quindi sono entrata dietro davanti, faccio un giro con l'ago e ritorno nuovamente da dietro davanti, poi ancora giro e rientro nuovamente da dietro davanti, tutto fatto in questo modo qua, ok? Quindi ogni tanto, ovviamente, quando non ci sta più sul l'ago, vado a tirare l'ago. Cosa succede, che vi dicevo prima? I peli, quando tiro, mi seguono il filo, quindi vedete, tentano di infilarsi dentro al filo. Per quello che è un pochino più scomodo andare a cucire, insomma, si può fare, ma ovviamente è un pochino più antipatico. Devo pensare al verso del... sì, Claudia, come dicevo, il pelo deve andare dall'alto verso il basso, ok? Quindi sempre dall'alto al basso, in modo che parta dalla testa e arrivi ai piedi. Ok, dice salut
Giorgio, mio marito dice saluta Ciro. Ciao Ciro, ciao Ciro. Ciao Ciro. Allora, punto sopragitto, esatto, sì, lo chiamano sopragitto, si chiama cavallato, si chiama caracol, vedete voi insomma come chiamarlo, è questo qui proprio da dietro ad avanti, sempre in questo modo, ok? Questo punto l'ho scoperto l'anno scorso, io a fusillo, brava Laura, fusillo, perfetto, quindi anche qua torniamo sul mangericcio, ci piace, a fusillo mi piace molto, quindi adesso abbiamo anche un altro nome, punto a fusillo, perfetto. Vedete, tenete sempre il pelo quando andate a tirare, se no il pelo vi si incastra dentro e fate proprio fatica poi a tirare fuori il filo, eh? Quindi è quella un pochino l'unico disagio che abbiamo nel cucirlo. Poi so che tante di voi amano più cucire, quindi per questo anche che ve lo sto facendo vedere, ma volendo c'è sempre il discorso anche degli spilli che adesso vi mostro. Allora, una volta fatto tutto il giro dobbiamo rientrare nel punto d'inizio per chiudere il cerchio, ovviamente, e chiudere, quindi tirare in modo che il buco si chiuda, ok? Tiriamo e così abbiamo chiuso il buchetto e andiamo a fissare sempre con facendo il nodo, insomma, sul filo e chiudiamo. Ecco, dobbiamo sempre stare attenti a questo bel peletto che ci segue. Ok. Quindi un pochino di attenzione in più per chi vuole cucirlo, ma si può fare. Cercate di chiudere bene il buco, quindi teneteci magari un attimo sopra la mano e tagliamo l'eccesso, ok? Zacate. E questo è il sistema per farlo cucendo. Adesso dall'altro lato, che è il sotto, vi faccio vedere invece con gli spillini. Quindi potete farle entrambi con gli spilli, entrambi cuciti, ragazze, come volete, è solo per farvi vedere le due tecniche. Allora, come prima cosa vado a unire le due estremità iniziali e finali e già qui gli vado a mettere il mio spillo. Cerco ovviamente di farlo arrivare proprio alla metà del cerchio, della pallina, quindi nel polo. Dopodiché dovrò fare come delle piegoline, vedete, in modo da cercare di riunire il pelo, quindi la base, e bloccarla con gli spillini. Posso fare come un punto, vedete, come dentro e fuori, come faccio il punto filza, e lo posso fare in modo da bloccare più possibile, diciamo, parte di pelo, in maniera di utilizzare meno spilli possibile. Quindi se faccio questo, che è come delle piegoline praticamente, quindi entro dentro nel pelo, vado un po' più avanti e ritorno dall'altra parte. In questo modo, vedete, cerco di ravvicinare il pelo mettendo meno spilli. Ecco qua. E direi che con 4, già 4 spilli, barra 5, insomma, si riesce a chiudere tutta la parte, ok? Vedete che rimane proprio tutto chiuso, non si vede più nulla. Certo, gli spilli, se fossero stati bianchi, andrebbero proprio a scomparire del tutto. In realtà questo qui è il sotto, quindi con tutto il pelo che ha il nostro bel cagnolino, praticamente gli spillini proprio non li vediamo più. Si vedrebbero qui nella parte alta se ci fossero stati. Adesso ve lo metto giusto per farvi vedere che in realtà poi riusciamo a coprirli. Quindi fate conto che possiamo fare la stessa cosa anche di qui. Perché? Perché una volta fatto questo passaggio, adesso andremo a fargli la pettinatura. Perciò una volta fatto tutto questo discorso, quindi effettivamente le dobbiamo un pochino pettinare per cercare anche un po' quale parte ci piace di più come davanti e quale parte invece c'è l'aggiunta che abbiamo fatto e quella sarà il retro. Mentre questa qui per forza sarà la testa, regia un pochino più dal distante,
e questo invece sarà per forza i piedi, ok? Quindi la base. Allora, dicevo, dobbiamo procedere a fare la pettinatura, quindi andiamo a fare un po' insomma la pettinatura della nostra cagnolina, cagnolino. Si può utilizzare la colla a caldo? Sì, si può anche utilizzare la colla a caldo, come vi dicevo, è solo che col polistirolo la colla a caldo alcune volte lo scioglie un pochino, quindi col polistirolo bisogna stare un po' attenti, ok? Con la colla a caldo, perché è logico che essendo calda va a sciogliere un po' il polistirolo. Allora, dobbiamo fargli un vero e proprio ciuffetto, che lo faremo dove c'è la chiusura, quindi andiamo a prendergli un po' di peli, vedete, cercando di fargli quasi come una sorta di pettinatura, quindi dividiamo un po' i peli, facciamoglielo un po' bene questo codino, ok? Così facendo, vedete, la chiusura della parte in alto, nonché gli spilli, nonché il filo, rimane nascosta perché è qua nel mezzo, ok? Quindi già questo ci fa scomparire tutto, diciamo, la parte brutta, ok? Ecco, adesso vabbè, insomma, voi lo farete meglio di me, insomma, questo ciuffettino. Ecco, quando avete trovato la quantità di pelo che vi basta, insomma, che vi piace per fare il ciuffetto, andate a legarlo. Lo legate semplicemente magari prima con del filo e poi andrete a magari coprire il filo con un nastrino, un fiocchettino, una soletta, una mollettina, un fiorellino, insomma tutto quello che vi può piacere. Qui sarebbe comodo avere due mani in più, ma insomma non ce li ho, quindi mi gestisco in questo modo qua. Ok, magari questo passaggio, se c'è qualcuno, fatevi aiutare a fare il nodino, perché da soli si fa effettivamente un po' fatica. Ok, e così abbiamo fatto il codino del nostro cagnolino. Qua tagliamo gli eccessi del filo e abbiamo fatto, eccolo qua, il nostro codino. Non puoi usare una mollettina tipo granchietto? Sì, regia, certo che lo puoi utilizzare. Senti com'è professional lui, granchietto. Esatto, un piccolo mollettina, un fiocchetto, ovviamente lo potete incollare, perché è logico. Benissimo, quindi una volta fatto questo, abbiamo già un po' più la visione del cane. Adesso, altra cosa importante che dobbiamo fare è il musetto, quindi dare la forma del musetto. Allora, qui dalla parte alta del ciuffetto scendiamo e già diamo un po' anche qua la divisione verticale del muso, perché dobbiamo creargli questo. Ok, dobbiamo proprio separare un po' i peli per creare il musetto, questa parte qua, il naso, gli occhi e la linguetta, se volete mettergliela, ok? Ma già qua dobbiamo iniziare proprio a creargli una forma e siamo noi che andiamo a suddividere un po' il pelo e trovare un po' lo spazio per definire il musetto. Quindi trovate proprio la posizione migliore per dare la forma, quindi fate proprio come una separazione dei peli, li pettinate un po' a destra e un po' a sinistra in modo che si distribuiscano in questo modo, quindi ciuffettino e righina del musetto, perfetto. Una volta fatto ciò, penso agli occhi. Allora, gli occhietti li potete fare sia con le mezze sfere, che sono le stesse che usiamo per il naso. Vi faccio vedere questo fatto della ghirlanda. Eccolo qua. Aspetta che c'è un pelo qua in mezzo. Che ecco. Quindi io qua ho utilizzato il nasino, sempre una mezza sfera un po' più grande, quindi la misura più grossa, e gli occhietti sono sempre le mezze sfere nella misura media,
Ok, e così ho creato occhietti e sta già prendendo forma, Laura ha ragione. Occhietti e nasino sempre con le mezze sfere adesive. Quindi là basta prendere la mezza sfera, un po' di colla e incollarle. Ok, perfetto. Mentre se vogliamo utilizzare i nostri occhi facili, che sono questi, ok? Sono diverse forme che abbiamo, sono 8 disegni di occhi differenti, starà a voi scegliere nel caso quella che vi piace di più, e ogni, diciamo, pannolenci, quindi sono su pannolenci intanto, sono stampati su panno, ognuno ha diverse misure, sono 5 o 6 misure differenti, e qui possiamo scegliere quindi sia la dimensione, sia il colore, perché sono 3 colori diversi, e appunto anche la forma diversa. Perciò, una volta scelta la forma, ci scegliamo la misura. Misure potremmo utilizzare sia quella piccola piccola, se non vi piace avere degli occhi giganti, perché comunque già può bastare, sia quella subito dopo, che è le più grandi non direi, quindi diciamo le prime 2 misure secondo me sono le migliori da utilizzare. E andiamo a ritagliarle direttamente con le nostre forbicine in questo modo qua. Vedete ragazze? Ok, presi gli occhietti, Milena Vicenza, esatto. Ma questi li potete utilizzare per bambole, per pupazzi di varie misure, perché sono misure differenti e quindi in vari anche modi li potete incollare, li potete stirare, quindi insomma li potete utilizzare veramente tantissimo. Per tenerli uniti potete fare questa cosa, cioè di lasciare questo pezzettino di tessuto di pannolenci unito, in modo che così sia più facile e veloce andarle a posizionare al cagnolino. Se invece preferite tagliarli, le potete anche poi avvicinare di più o di meno a seconda del vostro gusto. Diciamo che se li tenete uniti è più facile, per evitare di applicarli in maniera storta, non bene, diciamo, in asse, ok? Quindi è più facile se li tenete uniti, però se li separate potete gestirli anche come volete voi. Allora, questa righina qua un pochino si vedrà, ragazze, ve lo dico già e ve lo faccio vedere. Vedete che si vede un po' che è unita? Poi dipende anche dalla forma dell'occhio che scegliete, eh? Però un pochino si nota, ad esempio qua li ho separati. Vedete voi quello come preferite, qua così ad esempio li ho separati anche loro, o no, non lo so, non si capisce. Insomma, vedete voi se tenerlo unito oppure no. Se non dicevi nulla non ci si faceva neanche caso, lo so, però è per spiegare ovviamente alle ragazze tutti i segreti di questo cagnolino. Allora, quindi, una volta deciso questo, potete anche decidere più tardi. Ok, Marina, ciao, ben arrivata. Certo, questa puntata mi piace, rimarrà registrata, per cui la puoi vedere quando vuoi. Allora, altra cosa che potete decidere è lasciarle singole sul, diciamo, pannolenci singolo, da solo, oppure dargli più spessore andandole a stirare con o la teletta termobiadesiva o con le la telenovela, sì, il sospiro della Zanzi. Come ti è venuta? Vabbè, la regia ogni tanto così gli vengono questi raptus. Vabbè, la mia nonna vedeva il sentiero vendeva quando ero piccola. Si possono pure sfumare con piccoli. Certo, giusto, Laura, qui in mezzo, volendo, se siete più precisi, potete dargli una piccola sfumatura, grazie Marilu, in mezzo, e quindi risolvere oppure separarli, insomma, non è
Grazie, non è un problema. Dicevo, se invece li volete un pochino più consistenti, potete anche andarli a doppiare con un altro pezzettino di pannolenci. Questo, ad esempio, se fate, se decidete di fare un bel cagnolino, diciamo magari con un bel appallino, un bello uovone, ok? Magari vi serve che siano un pochino più robusti se utilizzate quelli più grandi, allora li potete anche andare a doppiare, ok? Ovviamente sopra al nostro pelo non si possono stirare perché si brucia il pelo, quindi ragazze mi raccomando non avvicinate il ferro da stiro, no, ok? In questo caso bisogna andare a incollarli con sentieri, brava Katie, sentieri, vedeva la mia nonna, anche topazio. Mi ricordo anche Topazio, lo vedeva un sacco quando ero piccola, esatto, Katy, Topazio. Credo di ricordarmi ancora la sigla, che non vi canto perché vi voglio bene, perché sono stonata come una campana. Allora, quindi qui così andiamo ad Allas anche, andiamo a incollarli. Adesso appoggio un attimo così perché sennò mi si muove il cagnolino, quindi uso l'altro cagnolino come base. Vado a mettere la colla direttamente sul retro dei miei occhietti, così, e vado ad applicarli qua. Mi raccomando, sempre più o meno in corrispondenza, adesso ve lo faccio vedere, allora qui in mezzo, qui è il centro, quella riga che abbiamo fatto. Ciao Sabrina, le ali degli angeli, nostra rivenditrice, buongiorno. Allora, ecco qua, ciao. Questa, dicevo, è la linea, la mezzeria del musetto, quindi io l'ho applicati in mezzo, ok? E da qui in su parte il ciuffo, ve lo faccio vedere nel colorato. Sai che non ho pensato di usare il pellicciotto colorato che si vedeva meglio in video, vabbè, mannaggia, tanto abbiamo questi. Vedete, qui parte il ciuffo, anche io vedevo Topazio, perfetto. E vedete qui così c'è invece la mezzeria del musetto. Quindi questa è la posizione di dove applicare gli occhietti. Adesso pensiamo invece alla linea proprio che va dal naso alla lingua, che è quella che ci identifica, ve lo faccio vedere anche di qua, il muso del cane, ok? Quindi questa parte, e ci aiuta a tenere separati i peli. Allora, ci sono due modi per realizzarla, e potete andare o a cucire con un filo grosso o a incollare un pezzettino, sì, è proprio il maltesino, esatto, un pezzettino di pannolenci nero, quindi un piccolo rettangolino, come volete voi. Ad esempio, questo qui è cucito, questo qui invece è un piccolo rettangolo di pannolenci. Ok, non si vede, adesso c'è davanti un po' di pelo, perché ovviamente il pelo si muove, però è una strisciolina sottile sottile di pannolenci. Secondo me forse è più facile cucirlo, perché è più veloce. Allora, prendiamo il filo, io ho utilizzato il filo Moulinet, quindi quello a più capi, ok? E lo mettete doppio, quindi bello spesso, così che con pochi passaggi facciamo tutto. Allora, il nodo potete utilizzarlo per creare come la boccuccia, se lo volete fare senza la lingua, ok? Oppure, se invece lo volete fare con la lingua, si parte dall'alto. Quindi nella linea che avevamo identificato come musetto, entriamo, vedete, e usciamo subito dopo, circa un centimetro e qualcosa, insomma, più giù, ok? Quindi così usciamo fuori, in modo da proprio fare come un passaggio, e rifacciamo questo passaggio con un altro punto, sempre dall'alto al basso, in questo modo, ok? Così facendo, scusate, mi appoggio perché sennò non riesco a tirare il filo. Così facendo mi rimane il punto a vista, ok, del musetto.
Potete anche ripetere nuovamente, così viene più evidente. Eccolo qui. E rimane proprio il nostro musetto fatto. Tenete conto che qua ci andrà il naso, quindi si diciamo copre la parte un po' più bruttina. Dopodiché ripassate ancora e poi tagliate a filo, questo anche per diciamo perdere un po' il filo all'interno, e così che quando lo tagliate non si snoda, ok? Ecco qua. Adesso sembra bruttino, ma poi con il naso ovviamente si copre la parte più brutterella. Ok, adesso andiamo proprio a incollare il nasino. Dicevo, per il naso ho utilizzato le mezze sfere, che sono delle mezze sfere, si è appiccicato al dito, in realtà già adesivate, ma vi consiglio sempre di rimettere un pochino di colla sotto. Questa è la misura più grande del set, sono tre misure che trovate nella cartina quando l'acquistate, e andrà semplicemente, messa un goccino di colla caldo qua, ok? E poi applicato qui sopra un po' dove c'era la parte anche sfilacciata, no? del filo, e anche un pochino la parte bianca degli occhi. E voilà, guardate che musino carino. Adesso qua c'è un po' di, ecco, c'è un filo di colla che la tagliamo via. Eccolo qua, guardate che simpatico. Hola Sonia da Lima, Perù, un beso! Ciao Sonia dall'Italia! Il fiocco dice sembra il vige e la civetta, ma perché no? Potrebbe essere, potremmo trasformarla anche in civetta di Harry Potter. Poi ragazzi, se volete sbizzarrirvi e davvero magari andare a creare magari tagliando dei ciuffetti, delle pettinature diverse, insomma lì poi è tutta questione un pochino di fantasia, no? E già appunto potresti ottenere degli animali diversi, oppure dei piccoli mostriciattoli, no? Quindi anche magari delle cose non realistiche ma particolari, anche quello può essere un'idea di creatività, no? Allora, qui in basso li possiamo andare o lasciando il musino così, quindi la boccuccia chiusa, oppure andare a applicargli la linguetta, che è questa, che noi avremo nel cartamodello. Quindi qua, qua troviamo poi il cartamodello, sia della misura della testa che del corpo, questi sono da ribaltare, oppure anche le orecchie, la zampa e la lingua, quindi in questo caso la linguetta. Io ho già ritagliato la lingua, eccola qui, eccola. Questo è il ritaglio, l'ho tagliato col pannolenci color carne, poi andrò a colorarla un pochino sfumandola con i trucchi, quindi con il fard. Quindi qua prendete il pennellino, andate un pochino a dargli un po' di tono, se no è proprio smorta smorta questa linguetta, così. E poi con un pennarello rosso, semplicissimo pennarello rosso, gli andate a fare una righetta centrale, così. Così che diamo un pochino l'idea proprio della linguetta. Ok ragazze, questa linguetta la possiamo andare a applicare direttamente sotto alla parte qui nera. Sempre cercate di fargli un pochino di spazio, perché tenete conto che se incolliamo sulla parte alta del pelo, essendo il pelo lungo, non rimangono applicati alla base, ma è come se rimangono a galleggiare nel vuoto e non sta bene, ok? Quindi andiamo sempre a diciamo fargli un po' di spazio in modo da applicarla, in questo caso qua sotto. Volendo potreste anche andare proprio a inserirla con la punta delle forbici, piuttosto che con la punta del taglierino del cutter, all'interno, quindi tagliando tra virgolette la pelliccia e incastrandola dentro direttamente.
Grazie Laura. Se invece avete paura di far disastri, allora basterà mettere un gocciolino di colla a caldo qua nella parte alta della lingua, quindi nella parte dritta, e poi andare a applicarla, come vi dicevo, qui sotto, ecco, al muso. Eccolo qua. Eccolo qui il nostro cagnolino, il nostro maltesino molto lord. Perfetto, ora mancano le orecchie. Quindi sempre nel cartamodello troverete la sagoma delle orecchie, che è questa. Quindi sagoma esterna e sagoma interna, perciò potete anche giocare con i colori. Ad esempio, io ho ritagliato adesso la sagoma esterna con il feltro da 3 mm in color bianco latte. E quella interna, cioè quella più piccolina, con il pannolenci color carne. In questo caso vengono poi applicate, ecco, così, una sopra l'altra. Potete anche dargli un pochino di colore alle orecchiette, sempre utilizzando il fard, e quindi qui nella base andare un pochino a sfumacchiare. Così, per dargli un pochino di colore, e poi andare a cucire o incollare o cuci incollare sulla base dell'orecchia. Allora, cuci incollare perché? Perché abbiamo questo nuovo prodotto che è la cucicolla, che in tanti state iniziando ad apprezzare, e quindi grazie, che è molto comoda, che è una colla. Ti piace cucincollare? È una colla che si stira, quindi con il calore reagisce, quindi si può stirare col ferro da stiro oppure scaldare con il phon, quindi anche molto carina e adatta anche per l'utilizzo dei bimbi, ok? Allora, questa colla c'è in versione fluida e in versione polvere. Le altre regia, così. Così, lui fa le zoomate così a tradimento. Le altre volte ve l'ho mostrata in versione fluida, quindi l'utilizzo che vi ho fatto vedere era per quella fluida. Oggi vado a farvi vedere invece l'utilizzo, uno degli utilizzi della polvere. Poi mano a mano, come promesso, vi farò vedere insomma anche come utilizzarle. Allora, ovviamente la liquida io potrei andare sul retro, metterla intorno intorno e quindi rigirarla e applicarla. La polvere non si può fare perché se la rigiro quella casca e quindi non si può fare. Allora, per utilizzarla dobbiamo fare questo: andare a segnarci appena appena, ma anche solo con qualche puntino, no? Con la penna evanescente più o meno la zona, andare a posizionare quindi poi la colla. Adesso neanche farla apposta, è bianca, quindi si vede un po' poco. Quindi andarla a posizionare nel contorno in questo modo. È una polvere, quindi si può anche leggermente spalmare con le dita, non succede nulla perché comunque è una colla assolutamente all'acqua, quindi non è tossica. Andiamo a metterci una carta da forno sopra, mettetecela sempre. Io veramente ormai il mio ferro da stiro è un poco scassato, ma insomma voi mettetela. E poi andiamo a stirarla. La stiriamo per qualche secondo e già la nostra colla è assolutamente applicata. Quindi veramente in presa super rapida. La polvere ci mette ancora meno della liquida ad applicarsi perché la polvere è la colla allo stato puro, ok? Quindi è un po' più resistente della fluida. Sì, la polvere è ancora più veloce e più resistente della fluida perché è più concentrata e anche essendo secca, quindi non, passatemi il termine, allungata con il prodotto con il collante liquido, è anche più veloce ad applicarsi, a seccarsi, ok? Cucincolliamo ragazzi, assolutamente, cucincolliamo tutte, vi ricordo, versione fluida e versione polvere, la trovate dai nostri rivenditori Creativa by Marta.
Ditemi un po' se vi trovate bene, se vi piace l'idea e insomma fatemi sapere, ok? Già tante di voi in fiera mi hanno detto che insomma gli piace l'idea del cucicolla e l'hanno provata ad acquistare, quindi benissimo, ovviamente mano a mano la utilizzeremo sempre di più, quindi ve la farò vedere in tutte le sue, i suoi utilizzi vari. Ok, ah benissimo, ho fatto due orecchie girate dallo stesso verso. Brava Marta, brava, non l'ho più riguardata. Vabbè, facciamo finta di niente, ragazze. Faccio così, così non si vede. Parlando, parlando. Ok, ovviamente dovete fare un orecchio a destra e un orecchio girato a sinistra, quindi così, ragazze. Molto bene, fa niente, facciamo finta di nulla. Ecco qua. Allora, una volta realizzate le due orecchiette, le andiamo ad applicare. Le applichiamo tra i peli, quindi sbagli anche a voglia se sbaglia la Zanzi. Allora, ogni tanto, perché voi non sapete, ma la regia mi prende in giro alla grande, perché ovviamente io ho una buona dose di storditaggine acuta. E va bene, cosa dobbiamo fare? Si può mica aver tutto, Già sui cagnolini pelosini, ho la cucicolla, ho tante cose, vabbè, mi tengo la sorditaggine. Allora, ragazzi, le dobbiamo far sbucare dai peli, quindi ci facciamo un pochino spazio nella posizione. Hai un marito spettacolare. Ah, ecco, certo. Sì, regia, lo stavo per dire, mi hai rubato le parole da bocca. Allora, se parliamo un pochino, altro che con la calda, hai ragione Milena, per tante cose devo dire che è assolutamente super top la cucicolla. Ovviamente per alcune cose no, ci dobbiamo affidare alla cola calda. Esatto. Allora, facciamo spazio nel pelo, quindi qui alla base del ciuffetto, ma facciamo entrare un pochino anche l'orecchio nel ciuffetto, e lo mettiamo così. Anche qui, ragazze, con la colla caldo lo dobbiamo fare proprio perché il pelo non si può incollare, non si può, scusate, non si può scaldare col ferro da stiro, quindi la cucicolla qua, la potreste utilizzare col phon, però ecco, quindi in realtà potreste, se non volete utilizzare la colla caldo, magari volete fare magari un progettino con i vostri bimbi, questo cagnolino, proprio farlo fare dai vostri bimbi, allora potreste mettere la cucicolla qui e con il phon per capelli la andate andate proprio a scaldarlo e quindi la colla reagisce al calore, quindi rimane applicata. Anzi, se qualcuno lo prova a fare, ditemelo che così so anche che si applica anche sul pelo, perché non l'ho provata, devo essere onesta. Allora, anche qui facciamo lo spazio, andiamo ad appoggiare quindi l'altra orecchia, ragazzi, cercate di metterla più o meno in corrispondenza giusta, eh? Ha un cucciolo maltese, no, di 8 mesi, Katia, ma che bellezza deve essere quel cucciolino. E allora gli devi fare una foto della tua cucciolina maltesina e vicino il cagnolino che farai, ci sta. Allora, anche qua, quindi dicevo, stessa cosa. Andiamo a quindi applicarla cercando di mettere le orecchie, che ecco, quella forse è la cosa più difficile, mettere le orecchie un pochino in maniera speculare, ok? Quindi più o meno nella stessa posizione. Se le orecchie vi si ballonzolano, cioè che non stanno ferme, ragazze, mettete anche un pochino di colla qui davanti e gli andate a appiccicare il pelo. Così rimane più ferma l'orecchietta o davanti o dietro, insomma, lo potete fare e quindi tenere più ferma l'orecchia. Vedi, questa ad esempio un po' mi ballonzola, vado a mettergli un po' di colla e così ci appiccico sopra un po' di pelo, vedete? Così che l'orecchio mi rimane un pochino più fermo. Vabbè, non guardate che ho messo le orecchie un po' appunto storte perché le ho fatte tutte e due dallo stesso verso, ma eccola qua, la nostra cagnolina. La chiamiamo Princess questa perché ha la faccina un po' da principessa. Bellissima. Allora, ragazze, qui potrebbe essere praticamente anche già finito.
Allora, Denise, l'embosser è un po' potente, nel senso si può usare con la cucicolla, sì, ma dipende su cosa lo spari. Ad esempio, l'embosser sul pelo sintetico io ho qualche dubbio perché ho paura che bruciacchi il pelo, capito? Perché l'embosser ha proprio questo super calore, super concentrato. Quindi attenzione a dove lo spari. Ma come fanno a rimanere in piedi le orecchie? Che ti stanno su? Se tu gli fai lo spazietto, quindi dividi sempre i peli, non applicarlo sopra il pelo, ma li devi dividere in modo da incollare l'orecchio non al pelo, ma alla maglina sotto. Ok? Fortuna drago, sì, hai ragione, Laura. Sembra un fortuna drago. E poi, appunto, come ti dicevo, Katie, puoi andargli un po' a incollare il pelo davanti e dietro per tenere ancora più dritta l'orecchietta e più salda. Vedrai che in realtà è più facile a farlo che a dirlo. Dicevo, può già essere finita così, perché comunque sta anche già abbastanza in piedi, oppure potete anche tagliare qui in fondo e fargli una sorta di pettinatura. Esatto, adesso ti dico Claudia, oppure possiamo fargli anche i piedini. Aspetta, mo che vi spiego i piedini. I piedini sono questi che infatti vi ho scritto zampa nel cartamodello. Aspetta che veramente qua non ci sto più oggi. Ok, che ovviamente dovete fare speculate, a speculare perché c'è la freccia, perciò ottenete un cerchio, ragazze. Arrivo che ce l'ho qua pronto. Ok, cos'è l'embosser? Monica, l'embosser è una specie di... hai presente lo sverniciatore, quello che usano, insomma, per sverniciare le cose? È un phon super potente che ha una bocca, insomma, che spara più diretta. Quindi è molto più forte e più caldo del phon normale e si usa, insomma, sempre nell'hobbistica. Ma potete usare il phon di casa per questo lavoro della colla caldo, della cucicolla. Allora, ho tagliato un cerchio, quindi con la sagoma che vi ho fatto vedere nel cartamodello, ho tagliato un cerchio e vado a fare la mia filza sempre intorno a circonferenza. La filza la fate come volete, ragazze. L'importante è andare a chiuderla completamente, ok? Quindi filza circolare intorno, ok? Quindi arrivo un pezzettino al di là della parte di inizio, ok? Quindi così lo stringo un pochino, gli metto dentro l'imbottitura, così la imbottisco, la mia zampetta. La zampetta la potete fare ovviamente del colore magari che avete usato per fare le orecchie o comunque un colore che si adatti. Imbottiamo, imbottite un pochino perché comunque deve essere abbastanza piena. E poi chiudiamo e ci esce come una pallina, ok? Fa niente se non la riuscite a chiudere del tutto, anzi meglio alcune volte perché ci fa un po' da appoggio poi per diciamo essere incollata. Ok, quindi chiudiamo, si è fatto un nodo al filo, eccolo. Qui sotto, se poi vi piace rifinirla bene, potreste mettere anche un altro cerchiolino di rifinitura. E poi facciamo i solchi delle zampette. Sì, l'ho lasciata un pelino troppo larga, vabbè. I solchi per fare le zampettine, le faccio vedere. Eccole qua, per fare il segno delle dita, insomma, della zampa. Allora, da dietro entriamo dentro qui nella parte che ho fatto della filza, usciamo sul davanti e creo, si chiama il punto lanciato. Che materiale uso per le panolenci? Scusate, è panolenci questo, panolenci da 1 mm. Vedete, creo il punto lanciato, fate i gommini con la gomma crepla, hai ragione, tipo per fare i polpastrellini del cagnolino, esatto, vero, 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 bella idea.
vedi, ritorno dentro nello stesso punto in modo che questo punto lanciato riesco a tirarlo e quindi a formare la appunto forma della zampetta. Secondo te sarebbe anche fatto con il feltro? Sì, Claudia, ti rimangono un po' più piatte, però sì, puoi anche farlo col feltro 3 mm e lasciarle piatte. Assolutamente, poi va a gusto, ragazze. Io ho pensato di farle così, ma magari si fanno anche in altri modi, va benissimo. Adesso mi sposto di 1 cm circa e faccio la stessa identica cosa. Quindi anche qua esco dal davanti e faccio il punto lanciato e ritorno nuovamente nella stessa posizione. Tiro, tengo teso. E rientro. Ok? E così rimangono le 2 di Tina, cioè le 3 di Tina, insomma, della zampetta. Se ne volete fare 4, le fate uno in più e via via. Dietro affrancate e così rimane la vostra zampettina pronta. Ok? Le 2 zampette, ovviamente, poi le potete andare a incollare sulla parte qua bassa, qui tra il pelo, perciò dovete un pochino anche qua spostare tutta la vostra pelliccia fino a ritrovare la base, ok, in tutto questo pelo e andate a applicargliene ovviamente una a destra e una a sinistra del corpo che magari vi spuntino un po' sul davanti, se no insomma non si vedono nemmeno. Ok, quindi questo è il cagnolino. Se vedete che fa fatica a stare in piedi, se lo volete appoggiare, sotto potete andargli a incollare o un feltro da 3 mm oppure uno dei ciocchi di legno, di questi ciocchettini di legno che vi fanno proprio la base ben ferma su dove appunto voi applicherete il cagnolino. Ok, ragazze, quindi questo è il cagnolino, diciamo, senza il corpo, cioè che diventa anche il corpo. Perfetto. Invece, se volete fare proprio tutto il cagnolino con anche il corpo, che è questo, ve lo spiego subito. Allora, per fare la testa, l'abbiamo vista uguale identica, l'abbiamo fatta ora, quindi questa è. Ok? Perfetto. Il corpo invece dobbiamo usare un uovo da 12 centimetri, sì, da 12 centimetri di altezza in questo verso, quindi la punta sul davanti e invece il fondo è il di dietro del cagnolino. Ok, la pelliccia la dovremo mettere intorno in questo verso, quindi l'uovo non lo usiamo per il verticale, ma lo usiamo in orizzontale. Quindi aspetta che ce l'ho qui, ve lo faccio vedere, fatemelo prendere. Eccolo qua. Ricoperto viene in questo modo qua. Allora, il pelo lo usiamo nella parte alta, quindi l'uovo è in orizzontale e il pelo va per il così, quindi dall'alto scende in questo modo. Dobbiamo ricoprirlo nello stesso identico modo che abbiamo fatto per la testa, solo che, come potete vedere nel cartamodello, la misura è un pochino più lunga, cioè è sempre 12 centimetri di larghezza, ok? Quindi è 12 per 27 centimetri, quindi 12 per 27. Questa misura ci serve. Il 12 lo teniamo in questo verso qua, perciò per coprire dall'alto al basso così. Mentre il 27 ci serve per girare attorno all'uovo, ok? Quindi è lo stesso identico lavoro, ma tenendo l'uovo in orizzontale. Qual è la differenza? È la differenza che verrà chiusa bene la parte alta. Io qua l'ho cucita, quindi si vede poco la cucitura, ma c'è, ok? Questa parte qua l'ho cucita. Volendo la potete anche fissare con gli spilli, ok? Ed è questa. Mentre la parte sotto ci rimarrà aperta. Questo perché? Perché poi lo vado a incollare su un ciocchetto di legno.
Perciò il ciocchetto viene più facile incollarlo direttamente all'uovo che non al pelo. Tanto poi con tutto questo pelo, ovviamente la base non si vedrà, andrà praticamente nascosta. Quindi io ho la mia striscia di pelo, come ho fatto prima, la vado a incollare attorno all'uovo che è sdraiato. Vado a cucire o fissare con gli spilli la parte alta e quindi la chiudo. Secondo me in questo caso sarebbe meglio cucirla perché lo spillino un pochino si vede qua sulla schiena, a meno che poi decidete di mettergli un fiocco, se gli mettete il fiocco si nasconde. E poi sotto invece gli ho messo gli spilli. Allora, magari meglio, ma se volessi farlo morbido posso fare una base con il tessuto come si usa per le faccine. Sì, Laura, se sei, cioè, dipende un po' anche dalla tua voglia di farlo e insomma, magari dalla tua bravura, perché logicamente fare una base e poi foderarla è molto più complesso che non utilizzare un uovo di polistirolo o una pallina di polistirolo, però perché no? Certo che lo puoi fare. Si potrebbe fare anche la codina del maltese, sì, adesso ti dico, in realtà qua gliel'ho fatta la coda, è che si vede veramente poco, forse gliela dovevo fare più grande. Ho semplicemente preso un pezzo di, sempre di pelliccia, una strisciolina, diciamo bassa e lunghetta, l'ho arrotolata su se stesso, quindi fare come una spiralina, e gliel'ho incollata. Quindi la coda l'ho pensata di fare in questo modo, però devo dirti che non si vede tantissimo, ecco, quindi io gliela fate un po' più evidente, perché sennò il pelo logicamente un po' la nasconde, cioè io che la tocco la sento, però non è proprio tantissimo evidente, magari fatela un po' più lunghetta, perché poi sennò col pelo viene coperta. Allora, vedete che qui è separato, quindi se io tolgo gli spilli, adesso ve lo faccio vedere. Vedete, la parte è separata, quindi lo spillo mi serve per tenere insieme tutto il fondo, ne bastano anche semplicemente 4, ragazze. No, non è tagliato, Katie, l'uovo è così intero, quindi la pelliccia la mettete intorno, la chiudete in alto. Sotto rimarrà appunto una parte aperta che andate a stringerla o incollandola con la colla caldo o con gli spilli. Va bene? Questa parte qui è dove poi andrò a incollare il ciocchetto di legno. Quindi poi diciamo si nasconde perché c'è il legno sopra, quindi poi non si vedrà più, ok? Quindi poi rimane assolutamente tutto coperto. In tutto ciò poi dobbiamo capire dov'è il sedere e dov'è la parte davanti, quindi l'uovo, vi ricordo, lo dovete tenere per il così, quindi questa è la parte dietro che è la più larga, questa qui è la punta, è la parte che invece è, diciamo, il petto del cagnolino. Per unire le due cose è la cosa un pochino più brigosa di tutte, esatto, che è come si fissa la testa, perché incollarla non vi sta ferma, ci ho provato, ma a me no, io non sono riuscita a tenerla ferma, si muoveva da tutte le parti perché si fa fatica a incollare la pelliccia, come vi dicevo. Allora vi consiglio di utilizzare gli stecchini da spiedino, l'ho spaccato a metà, ok? E andate proprio a infilzarlo al corpo, quindi bravissima, spiedino, con la punta delle forbici, queste qua un po' aguzze, gli fate un buco qua sul davanti, cioè più o meno qui, ok? Quindi più o meno, insomma, dove andrete a collocare la testa. Gli ho fatto un buco qua, vedete, con le forbici, poverino, mi fa un po' impressione, infilzato così con la forbice. E andate poi a infilzargli lo spiedino, magari mettendogli anche un pochino di colla caldo, così sta ben
dentro. Ok, ve lo faccio vedere sdraiato così è più chiaro. E adesso andiamo a infilzargli la testa. Quindi qui così, allora se vi entra bene, se no stessa cosa, dovrete fare prima una, ecco, un buchino con le forbici, perché il tessuto di Malvina, insomma, dà attrito. E poi andate a, dove ho fatto il buco? Qua. Andate a infilzargli proprio la testa. Ia, così. Ok? È là. No, non gli ho rotto il collo, Gabri, la regia mi ha guardato male, è che ha fatto stack la maglina. Ok, e voilà, quindi questo rimane, praticamente vedete, qui finisce la testa e qua inizia il collo. E già così rimane fermo, ragazze. Per assicurarlo ancora di più, potete con un pochino di pazienza spostare il pelo, sì, per spostare il pelo della testa, ciao Anna Maria, buongiorno, e incollarlo, quindi un po' di colla sulla testa e un po' di colla qui alla base, e quindi tenerlo fermo in questo modo, ok? Me lo immagino costruito sul Boing Boing, Sara, bellissima idea, guarda, mi piacerebbe proprio anche provare a farlo, bellissimo, grazie per la dritta, brava brava. Ok, quindi qua il pelo, se volete lo lasciate libero così, oppure glielo potete un pochino tagliare per identificargli la testolina di più, e questo qua, eccolo qui, è il risultato finale. Vabbè, non l'ho incollato sul ciocchetto di legno, ma insomma, quello è facile. Vedete qua, se volete gli tagliate un po' il pelo come gliel'ho tagliato qui, se volete, se no lo lasciate così... diciamo libero, sembrano anche, come si chiamano quei cagnoloni grandi grandi grigi e bianchi, tutti pelosi pelosi, c'è una razza di cane grigio e bianco fatto un po' tutto pelosone grosso, e sembra un po' anche quella. Eccoli qua, quindi loro due, poi dopo lì ovviamente potete abbellire con fiocchini, fiocchettini, insomma tutto quello che vi piace. Se vi piace lo spinone, no, non si, ho mangiato tutta la barba possibile. Se vi piace l'idea di metterci anche le zampe, potete metterle, quindi magari qui nella parte davanti potete far uscire anche la zampettina, magari anche solo quelle davanti, perché dietro magari non si notano, e quindi elaborarlo ancora di più, ragazze. Però direi che insomma l'idea è questa, quindi vedrete che è più facile farlo, che così sembra più difficile, ma in realtà poi realizzarlo non è assolutamente difficoltoso. Bob Tail, bravissima, Bob Tail. Cavalier King, dicemi, no, non è il Cavalier, l'altro, è il Bob. Perfetto, quindi anche quella razza, insomma, che è bellissima anche quella. Ok, perciò eccoli qua, le due nostre cagnolini. In realtà ormai ho una squadra di cagnolini, perché davvero, guarda, ne ho un sacchissimo fatti. Eccoli qua, tutti quanti insieme, eccoli, guardate, carinissimi. Dai, allora, fatemi sapere, insomma, se poi siete riusciti a realizzarli, mandatemi le foto che non vedo l'ora di vederle, insomma, dei vostri cagnolini e dei vostri progetti. So già che qualcuno ha già acquistato il materiale, insomma, per realizzarli, quindi fatemi vedere poi i cagnolini finiti, perché sono proprio curiosa, e fatemi vedere anche come sia un allevamento, Laura, come magari li andate a utilizzare su una ghirlandina, oppure lasciati così magari come soprammobile, oppure se vanno magari in regalo a qualcuno. Vale, sì, la moca sarà gelosa, è qua che se la ronfa, ce l'ho qui appoggiata, sdraiata al pavimento, che se la ronfa proprio beatamente, quindi gelosia direi di no, ma insomma la moca è gelosa solo del gatto, del nostro gatto, lei lì è gelosissima. E eccoci, quindi davvero aspetto tutte le vostre foto, quindi nei prossimi giorni. Ragazze, io direi che siamo arrivati alla conclusione del video, perciò
È l'ora! Whatsappate ragazze, whatsappate, whatsappate al numero 393-810-8526, no telefonate ma solo messaggini per venire ora a giocare alla ruota della creatività ragazze, che è il nostro gioco dove si vince sempre qualcosina di bello, ok? Dai, 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 vediamo chi oggi è la più veloce a venire in diretta qua con me, ok? Allora, sì, se non sapete, ovviamente non riuscite a venire in diretta, ragazze, purtroppo, insomma, è un problema, quindi dovete avere la telecamera, quindi attivare la telecamera, così riusciamo proprio a collegarvi. Ragazze, c'ho la pelliccia ovunque, sto mangiando pelo, proprio come un allevamento di cagnolini. Eccoli qua, ma che carini! Morbidi, morbidi, super soffici. Devo dire, qua me la tiro un pochino, la nostra pelliccia, questa qua per la barba, è davvero super morbida, ragazze. Quindi è morbidissima, quindi anche il fatto proprio della morbidezza, sono veramente carini. Cosa contengono i kit dei cagnolini? Trovi l'elenco poi sicuramente nel sito e in realtà è il materiale che troverai anche qui nell'elenco dei materiali, che quello è, che troverai poi nel cartamodello da scaricare, che potrete scaricare finita la live, ok? Io ho preso tempo fa il materiale per lo Yeti, ma mi sa che ho che dirotti tutto sullo Yorkie, va bene, quindi anziché lo Yeti, che era un pochino più invernale, effettivamente farai lo Yorkie, perfetto. Ok, ricordatevi che comunque con un pezzetto di pelliccia 25x35 potete fare anche di questi qua piccolini, 3, perché allora 2 vi vengono benissimo, il terzo dovrete fare un'aggiunta, ma ragazzi, ecco un'altra cosa, le aggiunte non si vedono, quindi volendo le potete fare senza problemi. Ma eccola qui la nostra Cristina. Ma ciao. Ciao. Da dove ci chiami? Da Milazzo, in provincia di Messina, in Sicilia. Ma che bello! Ma tutto bene? Com'è? Sì, tutto bene, tutto bene. Oggi bellissimo, bellissimo, bene, davvero stupendo. C'è un vento pazzesco, ma veramente una bufera, no, cioè c'è il sole. Qui è davvero, qui è una meraviglia, veramente, una giornata splendida. Ma posso venire? Perché mi piacerebbe. Volentieri, peccato che sono un pochino positiva e quindi un po' a casa. Molto bene, allora forse facciamo più avanti. Magari, è meglio. Comunque, se solo positiva. Sì, sì, no, benissimo, per fortuna sì. Devi avere solo un pochino di pazienza, ma insomma dai, poi... si torna. Okay, infatti, ce la faremo. Perfetto. Allora, Cristina, io sono qua prontissima con la mia ruota della creatività che cerco di mettere in una posizione, eccola qua, abbastanza visibile. Questa è la nostra linguettina che ti indica il premio che avrai vinto. Quindi io giro, quando te mi dici via, guarda che sono piena di peli. Dimmi tu. Ok, via. Vado! Forza Cristina, dai, 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 che vinciamo qualcosa di wowone! Super bello! Wow! Allora, incredibile! I nostri pannolenci morbidosi, ovviamente ne abbiamo di tanti tipi, adesso ci sono bellissimo, anche i morbidi eco, quindi davvero ne hai tantissima scelta, quindi potrai scegliere quello che ti piace di più, potrai prenderlo magari se sei vicino a uno dei nostri rivenditori della Sicilia, non so bene se sei, forse sono un po' distantini, ma magari io no. Ordino tutto da altri, okay, da rivenditori, sì, sì, sì. Perfetto, sì. Quindi basterà che ci dici da chi ovviamente puoi andare ti farai arrivare il materiale, quindi potrai scegliere 50 euro di valore proprio di pannolenci, ok? Grazie, bellissimo. Ti contatterà la Simona, che così gli dirai insomma dove andrai a vinare. Va bene. Ok, grazie, sono super contenta. Grazie. Oggi bellissimo premio, brava Cristina, fortunata. Dai. Grazie. Tantissimo. Un pochino di fortuna anche se sei positiva, va bene.
Grazie mille, un bacione. Un bacione Grazie, a grande presto. anche da parte nostra, un bacione anche Ciao. da Cecilia. Ciao ciao! Ciao. Ciao, grazie. Benissimo. Perfetto, Cristina, bene, sono contenta del tuo bel premio. Ok, ragazze, allora oggi diciamo che abbiamo fatto un video abbastanza tosterello, bello impegnativo, insomma, come tempo, ma dai, guardate che carino il risultato, direi super bellino. Vedrete che vi divertirete tantissimo a realizzare i nostri cagnolini pelosini. A me piacciono un sacco, quindi mi sono divertita a farveli vedere, perciò grazie. E niente, fatemi sapere dei risultati. Io e la mia super regia vi mandiamo un bacione grandissimo e vi diamo appuntamento a sabato prossimo con la nostra sempre extra live delle ore 14. Ok, ragazze, un bacione grande anche dalla regia, eh? Ciao! Spero che questo video tutorial ti sia piaciuto. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti a questo canale e attiva la campanellina, così sarai sempre avvisata su tutti i nuovi video tutorial e sulle live. Ricordati anche di iscriverti sui nostri social, troverai il link in descrizione. Inoltre, tutti i nostri materiali li potrai trovare presso i nostri rivenditori. Per informazioni, www.creativabymarta.com. Ciao e al prossimo video!